Salve. Come va? Tutto bene? State bevendo? Beh, se bevete diventa tutto più divertente. Io purtroppo non posso bere perché ho avuto un piccolo problema con l'alcol di recente. Era una festa e ho bevuto un po' troppo e come risultato ho picchiato il festeggiato. Che è il motivo per cui non mi invitano più ai battesimi. Mi presento, mi chiamo Stefano Rapone e sono in una relazione con la stessa donna da 10 anni, perché sono uno che crede molto nella famiglia e penso che, insomma, nel caso di fare figli sia giusto farlo con la donna che ami, che è il motivo per cui ne sto cercando un'altra, da 9 anni e mezzo. E sul fatto è che sono molto timido perché, insomma, sono cresciuto con educazione cattolica, in particolar modo con le frasi di Papa Luciani, no? Che diceva Dio è donna, perché io lo amo, ma non sono frocio. E per questo, insomma, ho chiesto consigli per conquistare le ragazze, mi hanno detto di dire che ti piacciono gli animali perché insomma, stimoli l'affetto materno, qualcosa del genere. E a me in effetti piacciono molto gli animali, per esempio mi piace molto la lumaca, perché mi ricorda mio zio Franco, lento nei movimenti e in grado di cambiare sesso a piacimento. Mi piacciono molto gli animali, mi piace molto per esempio il gorilla, perché mi ricorda mio padre, ghiotto di banane e ucciso a fucilate in uno zoo dopo aver rapito un bambino. A Cincinnati poi, quindi insomma le coincidenze. Mi piacciono molto gli animali, mi piace molto per esempio il panda, perché mi ricorda la mia fidanzata, grassa, pigra negli accoppiamenti e per questo con due occhi neri. Ovviamente scherzo, non ho mai picchiato la mia ragazza, non ho mai picchiato nessuna donna, cioè solamente una volta ho picchiato una donna, ma a mia discolpa credevo che fosse un trans di quelli attraenti. Però ecco, vorrei, diciamo, spezzare un po' una lancia a favore delle donne per riappacificarmi e farvi, insomma, questo quesito un po' provocatorio, cioè perché se una donna fa un pompino è una troia, mentre invece se lo fa un uomo è un eroe? Questa cosa non l'ho mai capita. E con questo spero di essermi, insomma, riappacificato, anche perché il mio timore più grande è quello proprio che una volta morto, insomma, di andare a finire nel girone, insomma, dei maschilisti e trovarmi a passare l'eternità con le proverbiali 72 vergini che però mi vedono solo come un amico. Grazie.